Dunque, ogni amministrazione ha le sue fisse, sicuramente, perché Matola aveva la fissa di mettere un monumento alla penetrazione a Chivasso e l'ha fatto mettere. E ce l'abbiamo ancora questa fissa. Ben cambiato la scritta. Quindi questa amministrazione avrà un'altra fissa, che è quella di, perché nel vostro programma, mi ricordo le parole, mi pare bomboniera di Chivasso, un qualcosa del genere, non ricordo. Ma io non mi aspettavo di arrivare a quest'ora, 23:51, e dire grazie al cielo c'è il patto di stabilità. Grazie al cielo, perché 250.000 euro per la bomboniera, quando le priorità sono altre a Chivasso, sono altre, dai, siamo seri, un attimino, lasciamo da parte le scelte politiche, ma guardiamo un attimino anche la scuola Marsan, giusto per fare un esempio senza andare troppo lontano, è imbottita d'amianto, non voglio fare retorica, ma ci sono altre priorità che non sono né la penetrazione Chivasso né la bomboniera all'interno del parcheggio. Io dico, ragioniamoci un attimo, le priorità, un'amministrazione secondo me anche lungimirante dovrebbe anche rivalutare sul percorrere le proprie priorità, perché potevano essere delle priorità nel 2012 e nel 2014 venire a meno, possono essere modificate, questo è sinonimo di intelligenza. Quindi se le priorità non cambiano, ma il contesto cambia però, vediamo di adattarle, vediamo di dialogare con la cittadinanza, vediamo di capire quali sono le criticità, fermiamoci fuori dalle scuole, parliamone. Ma il fatto di trasformare un parcheggio che è già un parcheggio, comunque trasformarlo in una bella piazza, fin troppo, ecco, è uno spreco. In questo momento storico è uno spreco. Rivalutiamo, ridiamo una priorità alle vostre, come maggioranza alle vostre priorità. Il sindaco diceva non sono interventi casuali, ma sono visti come interventi casuali, ma per il semplice fatto che non c'è una programmazione, non c'è una condivisione della vostra progettualità e quindi inevitabilmente cittadinanza e consiglieri comunali vedono in queste azioni la casualità. Quindi anche un cambio di strategia da parte vostra. Date un programma, fate vedere che c'è una direzione, che c'è un obiettivo, condivideteli con le minoranze. Altrimenti, ma anche i cittadini le vedono come delle cose casuali. C'è una spiegazione. Grazie. Altri interventi?